Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale o bentornati se siete iscritti, siete quei pochi che sono iscritti al mio canale. Oggi voglio parlare di Fallout 4 e di questo strano legame che io voglio trovare, perché sono una persona strana, con la poesia. Il suo legame appunto con la poesia credo che si trovi nella lore, così chiamata, e nelle storie dei personaggi che la abitano, che abitano questo mondo, questo strano universo con questa avanzatissima tecnologia fatta di valvole e pistoni. Anche se non credo ce ne saranno, attenzione agli spoiler, insomma, se non l'avete giocato, ma comunque non credo che in questa puntata ci saranno degli spoiler. Sono tanti i temi che questo videogioco tocca, che affronta, e tante sono le poesie che possono affiorare vagabondando in questo mondo. Si può partire ovviamente dalla guerra, tema tragicamente attuale, ma in realtà sempre attuale, diciamocelo, visto che di guerra ce n'è stata in questi ultimi 60 anni di pace. La guerra non cambia mai. Così ci dicono all'inizio del gioco. E se è veramente così, come non citare Ungaretti con la sua San Martino del Carso? Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro. Di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto. Ma nel cuore nessuna croce manca. È il mio cuore il paese più straziato. Non voglio certo paragonare il dolore, l'orripilanza della guerra con l'esperienza ludica e narrativa di un videogioco, non è certo quello che voglio fare, ma è del linguaggio che voglio parlare, sia chiaro. La poesia di Ungaretti, questa poesia di Ungaretti, si eleva fino a trascendere, a travalicare il significato contingente dei versi, diventando metafora più vasta di una condizione umana, se non vissuta, quantomeno comprensibile, e che diventa comprensibile grazie alla poesia anche alla nostra generazione che in questa parte di mondo, quantomeno, non ha fatto esperienza della guerra. In questo, solo in questo, questa capacità linguistica, il videogioco è simile o può essere simile se utilizzato in una certa maniera. È simile e con l'interazione virtuale tra personaggio, storia e mondo di gioco possiamo trovare le stesse idee, possiamo arrivare alle stesse riflessioni sul senso della guerra, ma anche sul senso della vita, con un linguaggio multisensoriale, no? Visivo, uditivo, tattile, che come la poesia ci porta a capire, conoscere, intuire storie, emozioni e fatti che altrimenti sarebbero inesprimibili. È esplorando la zona contaminata, finendo nelle sue trappole, nei suoi incontri e in generale vivere le avventure in questa zona contaminata, appunto avventure che sono date dalle proprie scelte, ed è questo che ci emoziona. È qui che si impara a sopravvivere in quel mondo virtuale e così ci si immerge in quel mondo, nei suoi simboli e nella sua realtà, facendoci interrogare e riflettere su temi senza spiegarli esplicitamente, proprio come la poesia appunto. E come la poesia, che con la sua forma diventa altro rispetto alla narrazione, il videogioco diventa altro rispetto al cinema grazie all'interazione, la quale ci racconta, ci dice qualcosa al di là dell'intenzione degli autori. Nulla, una schiuma, vergine verso solo a indicare la coppa, così al largo si tuffa una frotta di sirene, taluna riversa. Noi navighiamo, o miei diversi amici, io di già sulla poppa, voi sulla prora fastosa che fende il flutto dei lampi e d'inverni. Una bella ebbrezza mi spinge, ne temo il suo beccheggiare, in piedi a far questo brindisi, solitudine, stella, scogliera, a tutto quello che valse il bianco affanno della nostra vela. Ho scelto questa poesia di Mallarmé non tanto per
il tema si intitola Brindisi e parla, appunto, è un brindisi fatto con i suoi amici poeti che navigano e solcano i mari della letteratura. Quindi non è tanto il tema che mi interessava, ma Mallarmé mi è sempre apparso sognante, onirico. La sua poesia è come entrare in un sogno, c'è questo linguaggio spezzato dove quello che conta è più la forma, il suono delle parole, una letteratura che diventa estraniante in un certo senso. E ho scelto questa poesia, ho scelto Mallarmé proprio per introdurre un tema, secondo me un aspetto interessante di videogiochi, che è il legame con il sogno, la dimensione onirica, appunto. Qua non c'entra la storia, il personaggio o il gameplay, ma i limiti tecnici del mezzo elettronico, del videogioco, appunto. I glitch, i bug, l'intelligenza artificiale o la deficienza artificiale, come dicono i player inside, come dice Raiden e Midna, la deficienza artificiale, appunto, degli NPC, creano situazioni che vanno dall'esilarante allo strano forte, insomma. Nel videogioco accettiamo questo fatto, grazie alla cosiddetta sospensione dell'incredulità. Vediamo come cose normali un personaggio che gira a vuoto, che si incastra in un muro invisibile. Nei videogiochi questa dimensione onirica, questa atmosfera da sogno è più presente rispetto agli altri media, se vogliamo. Crediamo e ci adattiamo a nuove regole fisiche e sociali, in un certo senso. Bisognerebbe imparare da questo. Sempre ci dovremmo stupire e guardare la realtà con occhi meravigliati, e sempre dovremmo adattarci a tutte le situazioni come la vita sembra pretendere. Ripeto, tanti sono i temi. Si potrebbe parlare, ad esempio, del tema dell'adattamento, appunto, del cambiamento che avviene nel videogioco tramite la creazione del personaggio, della build del personaggio e del suo legame con la creazione dei versi. E anche, se vogliamo mettercela tutta, il fatto che costruzione, produrre, rappresenta l'etimologia della parola poesia. Si potrebbe parlare anche del tema dell'indifferenza nella guerra, nella catastrofe, che prova sia il personaggio che il giocatore, che si trova quasi desensibilizzato alla violenza. Ma quello che alla fine il gioco mi sembra dire è che quello che rimane sono solo macerie, le brutture del mondo e dell'umanità, la violenza, la fame, la droga, le armi e la guerra. La guerra non cambia mai. Dopo la luce rossa delle torce sui volti sudati, dopo il silenzio gelido nei giardini, dopo l'angoscia in luoghi petrosi, le grida e i pianti, la prigione, il palazzo e il suono riecheggiato del tuono a primavera sui monti lontani, colui che era vivo, ora è morto. Noi, che eravamo vivi, ora stiamo morendo con un po' di pazienza. Qui non c'è acqua, ma soltanto roccia. Roccia e non acque. E la strada di sabbia, la strada che serpeggia lassù fra le montagne, che sono montagne di roccia senza acqua. Se qui vi fosse acqua, ci fermeremmo a bere. Fra la roccia non si può né fermarsi né pensare. Il sudore è asciutto e i piedi nella sabbia. Vi fosse almeno acqua fra la roccia, bocca morta di montagna dai denti cariati che non può sputare. Non si può stare in piedi qui, non si può sdraiare né sedere. Non c'è neppure silenzio fra i monti, ma secco, sterile tuono senza pioggia. Non c'è neppure solitudine fra i monti, ma volti rossi, arcigni, che ringhiano e sogghignano da porte di case di fango screpolato.